Eccovi, finalmente afferito. Questo è l'ingresso nel paese da uno dei suoi lati. E qui sono arrivato dove io abitavo. Ecco, io sono nato in questo portone qua. Ecco cosa c'è a soffitto. Questo ingresso al primo piano. Questo è dunque il portone. C'era un falegname che riempiva di trucioli tutta sta scarpata. Io ci passavo lì le mezze giornate a cercare tra i trucioli se c'era qualche mozzicone di matita. Sopra, qui, la chiesa. Adesso andiamo alla chiesa, prendiamo questa via, una volta, adesso è diventata una via, però una volta erano scalini. Ecco, questa è la cassa dove sono nato, sotto una chiesa, e questa è la chiesa di Ferito. Come negare che io sia nato sotto una chiesa? Eccolo lì il portone di casa mia, sotto la chiesa. Lì giù il fiume. Perché qui siamo proprio in cima al paese. Da questo lato
c'è il paese, da quest'altro lato c'è il monte, dietro cui c'è Capizzo. Giù in basso c'è il fiume Calore, che poi dà luogo a una cascata che produce la corrente elettrica. E di qui si scende verso il paese, verso la chiesa. Si scende per questa stradina. Queste sono alcune delle strade di Felitto. Siamo sempre in cima al paese. Un paese di chiara impronta antica. Questo è il paesaggio di Felitto e quella che si vede lì adesso era la terrazza in cui abitavo io, che adesso non c'è più il muretto ed è stata messa una ringhiera. Ecco l'ultima immagine di casa mia e della chiesa di Felitto. L'ingresso nel paese. La prima casa a sinistra, con quella grande terrazza, era quella della mia terrazza in cui io vivevo. E da questa terrazza in cui stavo cercando di discendere da bambino, quando zia Emilia mi afferrò mentre ero già sul muretto. Allora c'era un muretto, non c'era quello sbalzo della terrazza che poi ha ampliato la terrazza. C'era un muretto a filo del muro e la casa era di sasso. Il mio condizionamento alla chiesa, la terrazza, e dietro la chiesa. Ecco qui il fiume e adesso ci dovrebbe essere la centrale idroelettrica. Qui io ho passato il mio paradiso terrestre. La natura, con il mare sotto di me.